Saluto a tutti e in questa terza ed ultima parte qualche cenno alle problematiche economiche e alla grave crisi che sta attanagliando il Venezuela che sta proprio alla base della vicenda di cui ci stiamo occupando. Questa è una crisi economica indubbiamente molto grave. Nessuno pretende di dire, di affermare che il presidente Maduro oppure anche il comandante Chavez non abbiano mai commesso errori nella loro gestione economica del paese. Ne avranno sicuramente commessi, piccoli e grandi, come tutti del resto. Ma le colpe fondamentali di questo stato di grave crisi non sono certamente ascrivibili né al comandante Chavez né tantomeno al presidente Maduro. Il fatto è che il eh, Venezuela sta affrontando un blocco economico ed un embargo che è tra i più duri e i più rigidi che la storia ricordi. Forse c'è una similitudine soltanto con il blocco imposto dagli Stati Uniti d'America a Cuba e che dura da più di 40 anni. Tra l'altro il fatto che eh, ci sia nel mondo... Un sistema di commercio internazionale basato sulla eh, moneta base che è il dollaro agevola agli Stati Uniti d'America rendendo il loro imbarco particolarmente jugulatorio, impedendo agli Stati presi di mira di commerciare trattando dollari. Non per nulla e non a caso stanno tentando in varie parti del mondo alcuni paesi a de-dollarizzare i propri scambi commerciali in modo da non dipendere più dall'economia americana e dai capricci della politica americana per poter commerciare liberamente. Tra l'altro eh, questo embargo è eh, sia diretto che indiretto, in quanto tale è illegale, perché intanto la Carta delle Nazioni Unite proibisce gli embarchi volti a creare malcontento in modo da favorire l'impovimento delle popolazioni volte ad un eh, eventuale cambio di regime. E poi eh, questo embargo addirittura è addirittura indiretto perché viene colpito non soltanto il paese preso di mira, in questo caso il Venezuela, ma anche tutte le altre imprese, gli altri paesi, che decidano di commerciare comunque con il paese eh, sott'occhio, il paese nel mirino. In questo modo viene impedito al Venezuela l'acquisto di beni fondamentali, l'acquisto di alimenti, di medicinali, pezzi di ricambio, materie prime, questo non è bastato ancora perché ci sono stati autentici furti e rapine, come quello derivante dal blocco di 14 tonnellate di lingotti d'oro che i venezuelani regolarmente avevano depositato, ed erano passati in modo piuttosto eh, illegale tra la Deutsche Bank e la Banca d'Inghilterra. Questo oro era garanzia del debito estero del Venezuela e veniva usato anche per l'acquisto di medicinali e beni di prima necessità, ed è stato letteralmente rubato dalla corona britannica perché a Londra è avvenuto il congelamento di questi beni senza motivo. Così come si tenta di rubare il petrolio del Venezuela da parte degli Stati Uniti d'America, i quali hanno confiscato la filiale americana dell'Impresa Petrolifera di Stato, asserendo tra l'altro di volere con il malloppo finanziare l'opposizione di Gaidò. Non ha veramente pari la sfrontatezza di un atto illegale di questo genere, e, eh, il quale pretende di devolvere il denaro dovuto al Venezuela a qualcuno di propria scelta, senza alcuna base né giuridica né morale. Sarebbe come se voi foste creditori nei riguardi di qualcuno e questo qualcuno decidesse improvvisamente di restituire i soldi non a voi, ma a una persona di sua scelta, che è effettivamente ha ah, dell'assurdo, del surreale. Questo dimostra, alla fine, quali sono i veri scopi che muovono le azioni politiche violente e le ingerenze degli Stati Uniti d'America e del capitalismo internazionale. In effetti è proprio il petrolio, di cui il Venezuela ha la più vasta riserva mondiale, l'oro, il litio, il, pre il preziosissimo coltan ed altre ricchezze del Venezuela che fanno gola agli avvoltoi americani e non certamente le sbandierate preoccupazioni umanitarie oppure per la democrazia di quel paese. Lo si è visto sempre nella storia delle aggressioni USA, è sempre la stessa storia, sempre la stessa vecchia storia. Vale a dire ci sono eh, motivazioni nobilissime, accampate, basate su notizie false, come abbiamo detto prima. Si crea la demonizzazione di un intero Stato, di una popolazione o di un Presidente o di un Governo, si procede quindi, dopo quel pretesto, all'aggressione vera e propria e poi avviene il momento della rapina, così come è avvenuto in Iraq, così come è avvenuto in Libia, che stava per avvenire in Siria e via discorrendo. Ci sono interessi alla base che sono assolutamente inconfessabili. Concludendo... Vorrei sottolineare un'ennesima volta alcuni punti. Il primo è sicuramente il riscontro dell'arroganza americana che straccia ogni principio di diritto internazionale. C'è da notare che persino l'ONU e la Croce Rossa Internazionale riconoscono Maduro come unico e legittimo Presidente Costituzionale del Venezuela e non gli impresentabili colpisti. Gli impresentabili colpisti vengono riconosciuti dai barboncini che sono tutti al seguito del, del capobranco, con piglio da, eh, da voltoio e, eh, d'altro canto, con la sostanza di un agnellino smarrito. Tutti dietro, belanti, a seguire gli ordini, così come hanno fatto alcuni paesi europei. Fortunatamente ancora non l'Italia. Dopodiché, secondo punto, c'è da notare la uniformità venduta di tutti i mezzi di informazione di massa, asserviti totalmente ad alcune centrali internazionali che fanno sì che il mainstream mondiale sia allineato su posizioni univoche, naturalmente false, destituite di fondamento. E eh, naturalmente anche i governi fantoccio che seguono eh, le direttive del capitalismo internazionale con sede a Washington, i quali eseguono ordini in, in, una, in una postura veramente impresentabile. Non credete ai mezzi di informazione di massa, non credete perché sono state troppe, troppe le bugie, le falsità, poste a base, tra l'altro e come pretesto di azioni che hanno determinato grossi scorrimenti di sangue, sofferenze in intere popolazioni e milioni di morti. A questo proposito, io eh, vorrei rivolgere un piccolo appello a Claudio Fracassi, magari mediato dal figlio Franco, all'ottimo figlio Franco, perché eh, il dottor Fracassi aveva pubblicato nel 1994 un libretto veramente prezioso che si intitolava Sotto la notizia niente, ed era eh, lo svelarsi già all'epoca delle macchinazioni della, della fabbrica di notizie assolutamente inesistenti oppure modificate all'occasione, per, per usarle come pretesto per gli atti delinquenziali di questi pirati internazionali e bisognerebbe sarebbe opera veramente meravigliosa se questo libro vedesse una ristampa, magari aggiornato, non certamente con tutto ciò di cui potrebbe essere aggiornato, perché sono state tante le bufale e le bugie in questi ultimi decenni che per aggiornarlo per bene occorrerebbe il triplo, il quadruplo di volume dell'intera enciclopedia Treccani, ma quantomeno se potesse riuscire questo libro io credo che farebbe un ottimo servizio per chi si accosta all'informazione e vuole farlo con spirito critico. Dopodiché, un terzo punto, c'è da rimarcare l'illegalità profonda di un embargo unilaterale e anche eh, talvolta eh, multilaterale, ma comunque... Indiretto, che coinvolge anche paesi terzi che non hanno assunto posizione riguardo a questa storia, oppure che l'hanno assunta in modo diverso da come piace ai padroni del mondo. E il furto, naturalmente, come abbiamo detto, tentato delle ricchezze del Venezuela. Una considerazione finale: la questione qui non è ideologica, qui non si parla né si può parlare di destra o di sinistra, di fascisti, di comunisti o cose del genere. Quello che io vorrei porre veramente in evidenza è l'inaccettabilità del metodo del, del metodo, del principio su cui questo metodo si basa, cioè il principio del più forte il quale ad un certo punto decide che cosa deve avvenire, quando e come in un altro paese del mondo, non importa dove, si chiami questo Iraq, Libia oppure in questo caso Venezuela. Non è accettabile questo procedimento. Al di là del fatto che piaccia Maduro o non piaccia Maduro, io in questo momento non voglio prendere posizione a favore o contro il governo o cose di questo genere, prendo posizione convintamente contro un metodo di sopraffazione che non è assolutamente accettabile. E a questo proposito vorrei brevemente ricordare al Ministro Salvini il quale ha subito eh, preso posizione a favore eh, dell'intervento americano contro Maduro, eccetera, cambio di governo e così via, se ne va, eccetera, eccetera. Vedete che, eh, Ministro Salvini, lei è stato testimone, da un punto di vista eh, privilegiato, di quello che accade in Italia nel 2011. Berlusconi è stato fatto fuori mediante un colpo di Stato e lei lo sa benissimo. Così come in Grecia, nonostante un referendum che votò per una determinata soluzione, il paese prese la direzione opposta a proposito di democrazia. Ecco, e quindi eh, io suggerirei di fare attenzione a queste prese di posizione, perché non si è sovranisti solo a parole quando fa comodo. E poi non lo si è più nel momento in cui non ci si rende conto che, do, che dopo domani potrebbe essere lei stesso oggetto di un tweet da parte di qualcuno che deciderà che il ministro degli interni o il primo ministro in Italia dovrà essere un altro. Questa è una brutta pagina, ma veramente brutta pagina di storia. Grazie.